Felice nel santuario, Romina Power ce l'ha fatta. Nel corso della sua carriera Romina Power ha sempre avuto modo di parlare del suo personale connetto di spiritualità e della passione che immette in ogni causa che le sta particolarmente a cuore. Oggi, ecco che la Power ha condiviso una foto di un santuario felice. Romina Power ha sempre parlato del suo legame molto particolare con la natura e gli animali. Un qualcosa di profondo che ha condizionato in toto la sua vita e che le ha permesso anche di diventare la donna che tutti oggi conoscono e ammirano. In particolar modo, nei miei scorsi abbiamo anche potuto notare come Romina Power abbia deciso di combattere alcune battaglie molto care al suo cuore, una delle quali è stata appena risolta con un grande successo. Romina Power, la grande vittoria per la cantante. Durante le settimane di quarantena, infatti, Romina Power ha subito colto le retini di una lotta molto particolare riguardante gli animali da compagnia. Nella prima fase di lockdown si è registrato un alto numero di abbandoni da parte di coloro che credevano erroneamente che cagnolini e gattini potessero essere veicoli del virus. In quell'occasione Romina Power ha deciso di scendere in campo e fare in modo che potessero essere finanziate le associazioni che si occupavano dell'accoglienza dei nuovi randagi e quindi della loro futura adozione. Il tutto, comunque sia, non finisce qui, dato che qualche giorno a questa parte a tenere banco nel web troviamo il racconto di una nuova grande vittoria. La nuova casa di Casimiro. In questi ultimi mesi, inoltre, abbiamo avuto modo di vedere come Romina Power sia stata molto impegnata nella sua nuova battaglia per trovare una casa a Casimiro. Il toro salvato dal macello quando era ancora vitello dall'associazione Ionio di Manduria in provincia di Taranto. Il toro Casimiro, le cui vicende hanno tenuto con il fiato sospeso anche i fan di Romina Power, finalmente ha trovato una casa nel cuore di Nerola dove adesso finalmente può vivere felice e in totale libertà. Così come ha scritto anche l'ex moglie di Albano nella sua pagina Instagram, Casimiro ha trovato la sua nuova casa e nuovi amici. Ora vivrà felice nel santuario. Capra libera tutti.